Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione di grammatica parliamo di uno dei primi elementi che si incontrano nell'analisi logica, l'attributo. Allora, proviamo a partire con una frase anche molto semplice. La mamma prepara una buona torta. Buona, se lo consideriamo da un punto di vista dell'analisi grammaticale, è un aggettivo. Quindi possiamo dire che in questa frase, in questa proposizione, è presente un aggettivo. Ecco, gli aggettivi in analisi logica vengono definiti attributi. Perciò, se dobbiamo dare una definizione di attributo, diremo che è un aggettivo che accompagna un nome per precisarlo attribuendogli una qualità, una caratteristica, una determinazione. L'attributo ha diverse caratteristiche. Allora, innanzitutto deve concordare nel genere e nel numero con il nome a cui si riferisce. Quindi nella frase che abbiamo preso in esame prima, la mamma prepara una buona torta, buona e torta sono entrambe femminili e singolari. Oppure, se dico mio padre è un uomo energico, avrò mio che concorda con padre, e energico che concorda con uomo. In entrambi i casi abbiamo il maschile singolare. Oppure prendiamo un'altra frase: i tuoi cugini frequentano una brutta compagnia. Ecco che abbiamo al nome cugini l'abbinamento dell'attributo tuoi, quindi cugini è maschile plurale e anche tuoi è maschile plurale, e compagnia è un nome femminile singolare, quindi anche brutta, cioè l'attributo che la accompagna, sarà femminile e singolare. Quindi il genere, cioè il maschile e il femminile, e il numero, singolare o plurale, devono essere uguali nell'attributo e nel nome a cui l'attributo si riferisce. Seconda caratteristica dell'attributo, può essere costituito da qualsiasi tipo di aggettivo. Quindi possiamo avere ad esempio un aggettivo qualificativo. C'era una volta una strega cattiva. Cattiva è un aggettivo qualificativo ed è appunto un attributo quando facciamo analisi logica. Oppure, aggettivo possessivo. Ho ricevuto una lettera da mia cugina. Mia è possessivo. Aggettivo dimostrativo. Questo bambino si chiama Enrico. Questo è appunto un dimostrativo. Oppure, aggettivo indefinito. Ho visto molti film di fantascienza. Molti è un aggettivo indefinito. O ancora, aggettivo interrogativo. Quale cravatta hai scelto? Quale è un aggettivo interrogativo? O ancora, aggettivo esclamativo. Che panorama si può ammirare da quassù? Che in questo caso è aggettivo esclamativo. O ancora, aggettivo numerale. Il secondo ragazzo a sinistra ha tre sorelle. Secondo e tre sono appunto degli aggettivi numerali. L'attributo può essere anche costituito da un participio, presente o passato, usato in funzione di aggettivo, ad esempio in frasi di questo genere. Ci avete accolto con un'espressione trionfante, quindi trionfante è un participio presente. O ancora, se prendiamo un'altra frase, il tempo passato non torna più. Il termine passato in questo caso è proprio un participio passato. Ecco, dobbiamo ancora dire che l'attributo può riferirsi a qualsiasi elemento della proposizione che sia costituito da un nome. Quindi non ci può essere mai l'attributo del predicato verbale, mentre ci può essere l'attributo del soggetto. Ad esempio, se dico il clima mite ha favorito la sua guarigione. Il clima in questo caso è il soggetto della frase e mite è il suo attributo. Poi possiamo avere un attributo che accompagna un complemento. Ad esempio, ho comperato una maglietta nuova. In questo caso, io e il soggetto sottinteso, ho comperato il predicato verbale, una maglietta è complemento oggetto e nuova è appunto l'attributo del complemento oggetto. Oppure può essere l'attributo del nome del predicato, o meglio della parte nominale del predicato. Ad esempio, in frasi di questo genere. Gianni è un impiegato eccellente. Gianni è il soggetto della frase, è un impiegato eccellente, abbiamo il predicato nominale e appunto il nome è impiegato e l'attributo è eccellente. Infine può essere attributo della posizione. Ad esempio,
Dante, illustre poeta, nacque a Firenze. Allora, in questo caso abbiamo poeta che è una posizione di Dante e illustre è un attributo della apposizione, appunto. L'attributo in alcuni casi è un elemento accessorio nella frase, ossia non è indispensabile per comprendere il significato globale di quello che si sta dicendo. In altri casi invece è un elemento indispensabile, quindi vediamo degli esempi per chiarire meglio. Prendiamo questa frase. Durante il violento temporale di ieri, un fulmine ha colpito una pianta. In questo caso, l'attributo violento, quindi un violento temporale, non è indispensabile perché se anche dico durante il temporale di ieri, un fulmine ha colpito una pianta, il concetto passa in modo sostanzialmente identico. Tuttavia, ci possono essere delle frasi in cui l'attributo è essenziale per la comprensione, di quello che si sta dicendo. Ad esempio, se dico Giovanni non sopporta le bambine pettegole, l'attributo pettegole è un elemento indispensabile perché se lo elimino la proposizione diventa Giovanni non sopporta le bambine e quindi assume un significato completamente diverso rispetto a quello che invece si vuole esprimere. Ecco, è importante ricordare altre cose. Allora, innanzitutto, ogni nome può essere accompagnato da più attributi. Quindi posso dire abito in una casa spaziosa ed elegante, oppure un piccolo, grazioso e simpatico gatto mi è corso incontro. Poi, altra particolarità, gli avverbi e le locuzioni che sono inserite tra il nome e l'attributo vanno considerati come parte integrante dell'attributo. Ad esempio, in una frase del tipo ho conosciuto un uomo molto onesto fanno entrambi, questi termini fanno entrambi parte dell'attributo. O ancora, continua a comperare degli oggetti del tutto inutili. Anche in questo caso, del tutto inutili è un'espressione tutta unita, quindi si considera da un punto di vista dell'analisi logica un unico blocco e quindi un unico attributo. Ecco, ultimissima considerazione riguarda l'attenzione che bisogna fare a non confondere un aggettivo usato in funzione di attributo con un aggettivo che invece viene usato sempre nell'analisi logica come con funzione di nome del predicato. Partiamo sempre da un esempio. Ho letto un libro interessante. In questo caso ho letto il predicato. Un libro è il complemento oggetto, interessante il suo attributo e il soggetto sottinteso della frase è io. Se invece dico in un'altra frase il libro è interessante, avrò il libro come soggetto e è interessante forma un unico blocco che è il predicato nominale, perché in questo caso l'aggettivo interessante si riferisce al soggetto che è il libro. Ed è unito alla copula è, cioè voce del verbo essere, con la quale costituisce un predicato nominale. Bene, abbiamo concluso questa breve lezione di analisi logica sull'attributo. Spero che vi sia stata utile. Vi invito a seguire il canale e a rimanere aggiornati su tutte le novità. Arrivederci, alla prossima! Oh